raccontassimo e se raccontassimo come sono i siti nostri? Mi sembra una proposta sensata! Ha ragione! Sir John, vuole iniziare lei? With pleasure, please. I'm Sir John Wilson, representing Stone Head Site, quel Eurici Cromlech in the Salisbury Plain, England. Con piacere, sono Sir John Wilson e rappresento il sito di Stone Age, grande cromlech del Neolitico situato nella piana di Salisbury, in Inghilterra. It is composed by enormous stones. The twilight is positioned in huge circles. Probably it was a temple dedicated to the sun, a sort of a prehistoric astronomical observatory, as solstice sun was. È composto da un insieme di grandi pietre, i triliti, disposti in cerchio perché probabilmente era un tempio dedicato al sole, una sorta di osservatorio astronomico preistorico, in quanto l'asse di Stone Age è orientato verso l'alba durante il solstizio estivo. Its hugeness and magical atmosphere has always been legendary interpretations. La sua grandiosità e l'atmosfera magica che lo circonda suggerì interpretazioni leggendarie. This site was added to the UNESCO patrimony since 1986. Il sito è entrato a far parte della lista del patrimonio mondiale nel 1986. Thank you. Fatto che è stato posto come data d'inizio della Riforma protestante. È dal 1900.
1997 all'interno della lista del patrimonio mondiale UNESCO. Hola a todos. Yo me llamo Ines Francisca de Paula, Juan Napomuceno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Levante. Oh, Anna, ma quanti nomi c'hai? E che se le ricorda tutti? Pero que me llamen Ines, ma chiamatemi pure Ines. Yo misma represento el lugar que abarca el camino que va desde Pamplona hasta el Santuario de Santiago de Compostela. Imagínense. Già desde la Edad Media, los peregrinos lo ricorrían. Io rappresento l'istituto che comprende il cammino che parte da Pamplona per giungere al santuario di Santiago de Compostela. Pensate, fin dal Medioevo i pellegrini lo percorrevano. Según la tradición cristiana, en el santuario yacen los restos mortales de Jaime el Mayor, apóstol de Jesús. Desde luego es considerado l'eje central de la cristianidad. Il santuario, secondo la tradizione cristiana, è sede delle spoglie mortali di Giacomo il Maggiore, apostolo. Dai, non ti crucciare, ti ho preparato una cenetta leggera leggera, vieni in cucina. Ma sì, anneghiamo i pensieri nel vino e nel cibo. Vuoi un po' di vino? Sì. Tutti gli denti dell'Olimpo, era quello fuori luogo, non vedi com'è vestito, ma
forse non ha capito chi sono. No! E non ha capito neppure dove sono! Mi rimbomba tutto nella testa! E fuma nella testa? Forse c'è bisogno di un pochino per svegliare il cervellino. Sono qua, sono pronto. Non so come mai questo signore sia qui in mezzo a noi, ma è evidente che non sa dov'è. E tantomeno è in grado di riconoscere l'importanza della vostra figura, mio caro nipote. Però, su via, è nostro dovere presentarci, anche perché è da un bel po' che non ci fa più visita nessuno. Veda, messere, lui è Vespasiano Gonzaga Corona, figlio di mio fratello Luigi Gonzaga, detto Rodomonte, Isabella Corona. La vedo un po' disorientato, su, con la calma necessaria le spieghiamo tutto. Non mi sono ancora presentata. Io sono Giulia Gonzaga, sua zia. E lei chi sarebbe? Grazie! Finalmente qualcuno si decide a spiegarmi qualcosa! Devo ammettere, sono un po' ignorante sull'argomento. Io mi chiamo Giustino Rossi e sono il presidente della Commissione UNESCO, che ha il compito di individuare siti da inserire nella lista del patrimonio mondiale. Già entrati, chi esce? Matrimonio, ancora, basta, ne ho già avuti tre. Mamma mia, questi non capiscono nulla. Ho detto UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione e la cultura. E poi ho detto patrimonio, non matrimonio. Lasciamo perdere. Poi messer Rossi ci spiegherà meglio. Ora vi racconto la storia di Vespasiano e della sua Sabbioneta. Sabbioneta? Sabbioneta ancora? Ma dove vivo? Certamente, Sabbioneta. Vespasiano è Sabbioneta. L'una non esisterebbe senza l'altra. Ma come? Non la conosci? No. Oh, misericordia. Ma perché così pallido? Cosa le succede? Oddio. Vuoi vedere che sto sognando? E che questo sogno compare veramente lentissimo, Duca. Ma cosa serve tutta questa precisione? Serve un po' di colore, di fantasia. Se arriva il figlio dei fiori, mio caro stravagante artista, ricorda, architettura è scienza. Vabbè, ma l'architettura senza colore un albero senza le foglie. Basta litigare. Sappiate che siete stati indispensabili tutti e due. Ora, spiegate al mio presente signor Presidente le opere che avete realizzato e che hanno contribuito a rendere bella e famosa la mia città. Come desidera, comincio io. Peace, bro, pace, fratello. Mi stai prendendo in giro? Mi lasci illustrare la mia ultima opera da me realizzata, che ha reso famosa Sabbioneta, il teatro all'antica. Per presentarla mi sono ispirato alla grande città di Roma, come il mio eccellentissimo Duca mi ha suggerito. Ma certo, Roma la grande, Roma quanta fui, ipsa urbina docet. Così recita l'iscrizione sulla cornice marcapiano del teatro. Ma, scusa, non capisco. Si sta parlando di Sabbioneta o di Roma? Ma che domande! Di Sabbioneta! Di Sabbioneta! Ma va detto che la mia fonte di ispirazione è stata la grande Roma, quella dell'imperatore. Infatti, io ho addirittura dipinti 12, sia nel Palazzo Ducale che nel Palazzo Giardino. Scopiazzando un pochettino da quelli dipinti da Tiziano. Cosa dici? Nulla, nulla, non dico niente. Basta, battimeccare. Dove ero rimasto? Ah sì, Roma. Quando ho progettato Sabbioneta, ho pensato alla sua struttura urbanistica, con le vie disposte a scacchiera, parallele alle due principali, il Carpo e il Decumano. Al cui incrocio ho fatto posizionare una colonna, sulla cui cima è stata posta la statua di Atena, a protezione simbolica della mia città. E del mio castello? Non ne parli. Ricorda che se non ci fosse stato il mio castello, tu non avresti neppure cominciato la tua Sabbioneta. Mollo, perché sei sempre
arrabbiato. Certo che ne parlo. Aspetta un giro di testidra. Ma... e adesso questo signore chi è? È il nonno, Ludovico Gonzaga. Lui ha fatto costruire il castello, che poi ha lasciato in eredità a Vespasiano. Già, già, per forza. Io ero già morto. Ancora un altro! Scusatelo, signori, ma non potreste andare con un po' più di ordine? Appunto, parlo io. Io non andavo d'accordo con mio fratello Pirro, per cui me ne sono andato per il volo e ho deciso di sistemare la vecchia rocca di Sabbioneta. Aveva quattro torrioni cilindrici angolari e le mura merlate, un possente mastro centrale e due ingressi muniti di ponti levatoi. Ma certo, caro nonno, nel castello ho abitato anch'io mentre si costruiva la mia Sabbioneta. Prima di costruire il palazzo, però, ho fatto erigere le mura difensive a forma quasi di stella, con terrapine addossati per appuntire i colpi di cannone, bastioni agli angoli, due porte e un bel fossato tutto attorno. Già, ho voluto che la mia gente fosse al sicuro. Per amor di precisione, va detto che io, a quell'epoca, non ero ancora duca, ma solo marchese. Ok, ok, ora controllo su Google. Margherita Gonzaga di Guastalla, ed è a me che ha dedicato il
palazzo giardino. Ma figli, niente. Quindi non puoi essere tu la sua preferita. Se per questo neanche tu lo sei. No, non ricominciate a litigare, è acqua passata, dai, via. Ben detto, Duca, ben detto. E se posso avere la parola, vi descriverei finalmente il teatro che ho progettato. Veramente? Sembra quasi che qualcuno abbia voluto aprirci i cervelli sulla storia. Me too. I had a strange dream. Anch'io ho fatto un sogno strano. Io mi sono sognato con Gonzaga e Sabbioneta. C'era il Duca, le mogli, Luigi. C'erano tutti. Mi hanno spiegato tutto. Il bisnonno Ludovico con la moglie Barra del Duca e Pupo. E il figlio Ludovico, suo nonno. Oh, certo, il nonno Ludovico che ha costruito il castello di Sabbioneta. Dunque, Barra e Sabbioneta, nel Rinascimento, certamente, palazzi e chiese bellissime sono state costruite in questo periodo. Sabbioneta si è da costruire di nuovo e si è citata nella fondazione. Mantova ha sino ampliata e interessita durante il Rinascimento. Sabbioneta è stata costruita di nuovo, è una città di nuova fondazione. Mantova invece è stata ampliata e abbellita durante il Rinascimento. Come no? Posso pensare a Palazzo Verde e a Giulio Romanzo e dico niente. Insomma, Sabbioneta è uno splendido esempio di città rinascimentale ideale. Due città, un solo sito. Siete d'accordo? Sì, sì, sì. All'unanimità! Entrerà a far parte della lista del patrimonio mondiale UNESCO.
Sono